per i complimenti immeritati e soprattutto per avermi invitato, perché come dicevo prima, durante l'attesa che abbiamo avuto, questo mi ha permesso anche di sistematizzare anche alcune idee che normalmente abbiamo, ma che non riusciamo mai a renderle in un formato, diciamo, sistematico. Ecco, io sono appunto Emanuele Morandi, sono Manuel per gli amici, per cui datemi pure del tu, mi piacerebbe che questa chiacchierata fosse davvero molto, molto informale. Ho quasi 64 anni, quindi sono dal 57, diciamo ben portati, me lo dico da solo, quindi, e sono nato proprio negli anni con Carosello, con il Trattato di Roma, con Antonio Cabrini, che è stato uno dei campioni del mondo in Spagna. E dicevo prima, sono sposato con Wanda, mia moglie è dirigente scolastico in un paese qui della Bassa Bresciana. Siamo sposati dal 1982 e attraverso lei, visto che ci sono parecchie maestre che vengono proprio dalla bellissima vostra regione, ho avuto la possibilità di conoscere la vostra bella terra, il vostro mare. E ho imparato, dicevo prima scherzando, ma adesso lo ridico a tutti, anche la pizzica tarantina. Quindi quando ci vedremo direttamente faremo una gara tra bresciani e tarantini di pizzica. Ecco, da alcuni anni, diciamo che mio padre, essendo un ex uomo Falck, si è sempre occupato di acciaio e appena potuto ha messo in piedi questa azienda che si occupa di distribuzione nel settore dell'acciaio, e quindi noi abbiamo vissuto veramente sempre all'interno di questa sorta di famiglia SPA, dove non si capiva bene dove finiva la famiglia, dove cominciava l'azienda o viceversa. Eravamo tre fratelli, abbiamo iniziato a lavorare, diciamo abbiamo respirato sempre, io dico che sono nato all'interno di un tubo, per cui abbiamo sempre respirato quest'aria di acciaio e di diciamo e di rapporti con tutte le acciaierie della nostra zona. Io mi sono laureato, diciamo, mantenendo comunque rapporti sempre con l'azienda dove dovevo tenere la contabilità, quindi mio padre mi ha obbligato a diplomarmi prima in ragioneria perché servivo un ragioniere per l'azienda e poi mi sono laureato. Mi sono appassionato di tanti temi, tra cui io ho insegnato anche 4 anni ragioneria e tecnica bancaria, per cui rimango davvero un ragioniere, rimango un ragioniere e questa esperienza me la sono portata anche all'interno del mio mondo. Ecco, quando sono entrato, vi racconto chi sono prima perché secondo me è molto importante capire un po' anche quali sono, diciamo, i punti di osservazione da cui io guardo al mondo della siderurgia. Io sono entrato appunto nell'84 già con la carica di amministratore delegato all'interno del mio gruppo, ma mi sono sempre reso conto che il nostro mondo era un mondo, diciamo, dove si faceva fatica a intravedere, ad avere una visione, a guardare al futuro con dei dati concreti. E quando chiedevo a mio padre, ma come facciamo a capire dove sta andando il nostro settore, quali sono i dati sul consumo reale? Lui mi diceva, ma prova a sentire Assofermet oppure prova a sentire Federacciai. Però ecco, queste risposte non riuscivo a trovarle. Adesso faccio un po' di salti quantici. Arriva il 2000 e complice anche l'avvento di internet. Ho cercato in qualche modo di riassumere all'interno di una società che era Siderweb. Sider era un connubio strano tra la siderurgia, che è qualcosa, voglio dire, di antico, legato alle nostre tradizioni, al nostro acciaio, al nostro ferro, e web, che era la novità. È nata Siderweb con l'intento proprio di riuscire a dare informazioni, strategie, prezzi, ma anche la possibilità di riflettere all'interno di, diciamo, mondi che difficilmente si parlavano. Quello che io avevo notato, diciamo, da centro servizi, diciamo, del nord, ci occupavamo di acciaio, è che i produttori producevano acciaio, giustamente, i distributori lo distribuivano e gli utilizzatori lo consumavano, ma mancavano delle informazioni
che si scambiavano tra questi tre comparti, per cui sembrava spesso che il produttore fosse interessato alle quantità, il distributore, sempre in conflitto con il produttore, fosse interessato a guadagnare, voglio dire, il suo markup, e l'utilizzatore aveva delle necessità che tante volte non riusciva a trasferire sopra. Ecco, vi do soltanto dei numeri che sono abbastanza attuali per capire anche come è frammentato tutto il nostro mondo. In Italia abbiamo attualmente un'acciaieria ad alto forno, voglio dire, voi la conoscete molto bene perché è a Taranto. Abbiamo 34 acciaierie da forno elettrico dislocate soprattutto nel nord Italia. Abbiamo 350 trasformatori d'acciaio, forgiatori, tubisti, fonderie, eccetera, e abbiamo ben 1200 distributori tra distributori, commercianti, centri servizio, con una frammentazione enorme, parliamo di 250.000 utilizzatori d'acciaio. Ecco, io ho sempre avuto voglio dire, quest'idea ma perché deve essere così, che l'acciaio non ha un senso in sé, cioè l'acciaio serve e ha un senso perché riesce a soddisfare dei bisogni, quindi diciamo, è il mercato che deve riuscire in qualche modo a governare tutte queste logiche siderurgiche, e il mercato in tutti questi anni è davvero molto cambiato. Entrando un attimino nel discorso siderurgico, quando ho cominciato ad avere alcuni dati io, e parlo del 1970, quando cominciavo a raccogliere i primi dati, l'Italia produceva 17 milioni di tonnellate di acciaio contro la Cina che ne produceva 16. Cioè il 1970 è stato l'ultimo anno nel quale l'Italia sopravanzava la Cina per 1 milione di tonnellate. Se guardiamo i dati attuali, stiamo parlando del 2019, l'Italia sta producendo, dopo i problemi del 2020, soltanto 20,35 milioni di tonnellate. Siamo passati in tutti questi anni, stiamo parlando di 50 anni, dai 17 milioni ai 20 milioni di tonnellate, complice anche, voglio dire, la riduzione dell'Ilva di Taranto. Mentre la Cina è passata dai 16 milioni al 1,05 miliardi di tonnellate, cioè la Cina che aveva più o meno il 2% del mercato mondiale, adesso ha il 57% del mercato mondiale. Ecco, cosa vuol dire? Cosa vuol dire questo? Semplicemente che il mercato è cambiato, nel senso che noi venivamo da una situazione, soprattutto nel dopoguerra, con un'Italia completamente da ricostruire, e quando ho sentito in questi giorni, perché ho voluto riascoltare tutte le registrazioni che mi ha mandato Gianni, mi ha fatto veramente molto piacere sentire, voglio dire, quali erano i motivi per cui l'Ilva è stata pensata all'allora Italsider ed è stata costruita in una zona dell'Italia che doveva in qualche modo essere industrializzata. Ecco, quando si danno, voglio dire, dei giudizi anche storici, io penso che bisogna tornare a quei momenti e ricordarsi, voglio dire, che cos'era l'Italia del dopoguerra, con una fame incredibile di infrastrutture, automobili, costruzioni, tutto quello che serviva per fare l'acciaio. Quindi l'Ilva è stata veramente una delle aziende strategiche per la rinascita dell'acciaio. Ecco, però io qui vorrei fare una piccola premessa, nel senso che affrontare il tema dell'Ilva è una, secondo me, una questione che fa veramente tremare i polsi, e quando penso ad alcune cose dico: ecco, la vicenda Ilva è una vicenda molto, molto, molto complessa. E dico: cosa si,
riferendomi a un testo bellissimo di Morin, perché uno dei miei padri era proprio non so se lo conoscete, il filosofo Edgar Morin, che parla proprio delle sfide della complessità. Ecco, quando si pensa a un tema complesso, si pensa a qualcosa di molto, diciamo, interconnesso, perché complesso significa tessuto insieme. E quando il tessuto è fatto, diciamo, da tanti fili, per cui se io guardo al singolo filo non riesco mai a vedere la complessità di tutto, diciamo, la razza che lo completa. Quindi quando pensiamo all'Ilva dobbiamo pensare in termini, ed ecco perché mi piacciono anche questa serie di incontri, perché attraverso questi incontri si cerca di vedere una realtà come quella di Taranto da più punti di vista, e la realtà e la nostra conoscenza non può essere, diciamo, liquidata soltanto guardando il singolo filo, ma abbiamo bisogno di guardare sì col microscopio questo un pezzettino, ma poi abbiamo bisogno di usare, diciamo, il grandangolo, ma anche il telescopio per vedere ancora, ancora molto più lontano. E per vedere lontano, penso che l'Ilva, quando si parla di Ilva si parla di un'impresa, e quando si parla di impresa si parla di strategia. Ecco, per me le strategie hanno, diciamo, tre pilastri fondamentali su cui costruirsi. Cioè, una strategia di successo, voglio dire, e ne parlo io che sono in fondo un uomo di impresa, anche se ho messo all'interno di Siderweb tre parole chiave, cioè le tre parole con cui ho voluto costruire Siderweb sono state le parole di la C di conoscenza, perché come è stato detto anche in alcuni dei vostri incontri, bisogna conoscere per deliberare, e per conoscere bisogna andare proprio a fondo. In una delle pubblicazioni degli anni 2000 che si intitolava L'acciaio diventa software, io avevo iniziato così: capire come, quando e perché tali cambiamenti avvengano non è compito facile. Ancora più difficoltoso è cercare di individuare quale direzione, quale velocità di tali cambiamenti assumeremo nel futuro. Parlavo di siderurgia e parlavo in pratica dei Riva. Ma, dicevo, chi cerca perle deve tuffarsi in profondità. Quindi non basta rimanere in superficie per capire le cose, ma dobbiamo andare in profondità. Quindi, dicevo, la prima C è quella di conoscenza. La seconda, secondo me, particolarmente importante, è quella di cooperazione. Quando io sono arrivato nel mio settore, diciamo nell'84, quando ho assunto la carica di amministratore delegato, a Brescia c'erano 76 impianti tra piccole acciaierie, laminatoi, tubifici. Ecco, negli anni successivi, tutte queste acciaierie, tra l'altro localizzate nelle nostre valli bresciane, Val Trompia, Val Sabbia e Val Camonica, tutte queste facevano più o meno lo stesso prodotto, tipicamente il tondo per cemento armato bresciano. E dopo tanti anni ci siamo accorti, facevano lo stesso prodotto, si approvvigionavano della stessa tipologia di materiale, era il nostro classico rottame, avevano gli stessi clienti, gli stessi mercati di sbocco, ma non esisteva assolutamente nessun tipo di cooperazione. Che cosa è successo? Che dopo tanti anni di tutte queste aziende ne sono rimaste una decina, che è vero che si sono anche rafforzate, però abbiamo perso veramente tanto, tanto, tanto valore in tutto questo periodo. Quindi una delle parole che secondo me è particolarmente importante è proprio quello della cooperazione, cioè riuscire in qualche modo a mettere a sistema conoscenze anche diverse per poter raggiungere un obiettivo comune. E la terza C è quella di contaminazione, perché noi dobbiamo in qualche modo riuscire a contaminare i nostri mondi, che sono alcune volte un po' troppo ristretti. Io dico, continuo a dire, che a forza di camminare vicino agli alberi noi non riusciamo più nemmeno a vedere il bosco nel quale siamo inseriti. E questo è tipico di noi, diciamo, siderurgici.
parliamo sempre con altri siderurgici, parliamo sempre di problemi nostri. Io dico, sorridendo tante volte ai miei amici, spesso quando noi voliamo alti con la nostra visione, andiamo a sbattere contro il marciapiedi. Quindi ci manca quella, come si potrebbe dire, visione di lungo periodo che ci permetta di capire davvero dove sta andando il mondo. Perché quello che ho visto, questo è tratto, voglio dire, dalla storia dell'IRI, ma non sto qui a farvi la storia perché è stato molto più bravo di me anche il buon Marco. Oscar Senigalli, alcuni manager del passato, avevano questa visione, cioè l'idea di costruire per il lungo periodo qualcosa che potesse servire per il bene del paese, per il bene di un territorio. Ecco, probabilmente quello che era molto bene negli anni 60, probabilmente non lo era più magari già qualche anno dopo. E qui faccio una riflessione, diciamo, un pochino avventata magari. Quando io guardo a chi crea valore nel mondo e quando mi guardo diciamo le big sister, come si chiamano in gergo, cioè le società piattaforma, cioè le società che si chiamano Google, che si chiamano Apple, che si chiamano Amazon, Microsoft, Airbnb, ecco, sono tutte piattaforme dove c'è tanta conoscenza e pochissimo hardware. Ecco, come dicevo prima, una delle prime pubblicazioni che abbiamo fatto, questa è ancora del 2007 se non riguardo, si chiamava proprio L'acciaio diventa software, nel senso che già allora si cominciavano a intravedere questi segni, cioè le componenti del valore si stavano sempre più spostando dagli elementi hardware, dagli elementi, dagli asset fisici, dai capannoni, dai macchinari, dalla quantità a qualcosa che invece era intangibile, che sta nel pensiero umano prima di tutto, ma sta anche nella nostra capacità di mettere in relazione e di unire dei pezzi di puzzle che stanno separati. Se pensiamo, per esempio, che nel 1990 le società al mondo con maggior capitalizzazione si chiamavano General Electric, Shell, General Motor, Ford, società automobilistiche, società che facevano qualcosa di molto molto concreto. E se andiamo a vederle adesso, le ho appena dette, abbiamo società americane normalmente con sede nella Silicon Valley che non sono altro che piattaforme. Uber è la più grossa società di servizi senza avere un taxi, Airbnb è la più grossa società di hotelleria senza avere un hotel. Con questo non voglio dire che dobbiamo abbandonare il nostro acciaio, io sono profondamente innamorato del prodotto che trattiamo e penso che ci sia davvero un grosso futuro. Però probabilmente dobbiamo in qualche modo ripensarlo almeno. Un'altra cosa che abbiamo fatto negli anni scorsi è stata una pubblicazione che si chiamava Industria e Acciaio 2030. Cioè sostanzialmente nel 2014 ho voluto un po' sfidare diciamo il nostro mondo mettendo insieme personaggi diversi. No, c'erano anche amici siderurgici, per cui abbiamo messo insieme un ambientalista, un filosofo, un sociologo, Mimmo De Masi, c'erano Giampiero Benedetti, che è un grosso impiantista, il proprietario della Danieli, e l'amico Aldo Bonomi, Antonio Gozzi, il presidente di Federacciai, il Carlo Mapelli, Giuliano Noci, Marco Vitale, l'ambientalista, e ci siamo messi attorno al tavolo per parecchio tempo, come stiamo un po' facendo noi stasera, e abbiamo cominciato a ragionare, era il 2014, per cui sembrava veramente molto lontano il 2030, e abbiamo cominciato a dire, ma quali saranno i trend che influiranno sul mondo e quindi anche indirettamente sul mondo dell'acciaio? No, non ve lo voglio raccontare tutto perché è veramente una pubblicazione, se ti interessa Gianni te la farò arrivare, però è stata veramente un bellissimo esercizio dove sostanzialmente
abbiamo immaginato che l'aumento della popolazione, perché bastava tracciare una curva demografica, noi arriveremo a 8 miliardi di persone. Quindi avremo molto bisogno, per esempio, di vivere, perché c'è un processo, ci sarà un processo di inurbamento in corso, e avremo bisogno di vivere in città. E queste città, per risparmiare suolo, eccetera, avranno bisogno, per esempio, di andare verso l'alto. Queste città che vanno verso l'alto non hanno bisogno, lo dicevo ai miei amici bresciani, di troppo tondo per cemento armato, che serve per fare calcestruzzo, villette a schiera, eccetera. Ma avrà bisogno, per esempio, di tubi in AS400, piuttosto che in altissima qualità antisismici per creare grattacieli. Ve ne dico soltanto uno di questo esempio, perché era quello che ha colpito particolarmente, diciamo, noi, diciamo, della nostra zona. Quindi abbiamo bisogno di creare delle strutture che siano antisismiche, che siano riciclabili. Per esempio, Expo 2015 è stata fatta per un 30-40% con materiali in acciaio. Di questo materiale in acciaio, l'80% erano questo tipo di tubi, che erano, diciamo, che sono stati smantellati, riutilizzati completamente, e guarda caso, pochissimi di questi erano tubi prodotti in Italia. Cioè, noi abbiamo, diciamo, tante volte puntato su produzioni importanti, ma puntando sulla quantità, quando i trend che stanno emergendo, soprattutto per un'Europa che ormai è ampiamente industrializzata, quindi non abbiamo più bisogno di costruire case, ponti, automobili, perché sappiamo benissimo qual è la nostra curva demografica. Quindi la sfida che ci aspetta per i prossimi anni, e io sto pensando un po' al discorso proprio dei nostri figli, del nostro futuro, riguarda il passaggio da un'economia dove contano le quantità e dove magari c'è poca attenzione per la persona, per l'ambiente, per la parte, diciamo, più intangible di noi, e dove invece dovremmo puntare molto sulla qualità. Ma io sto pensando anche concretamente sugli acciai di qualità, perché l'automobile elettrica, che ha delle componenti in numero 10 volte più basso rispetto alla componente tradizionale di un'automobile, ha bisogno di acciai completamente diversi, alleggeriti, e se non stiamo attenti ci sono anche dei prodotti alternativi e concorrenziali che stanno erodendo pesantemente quote di mercato al nostro amato acciaio. Quindi su questi trend dobbiamo inserirci, per cui e torno a un discorso che facevo prima della strategia di successo, una strategia di successo che riguarda, diciamo, tendenzialmente un'impresa privata. Perché su questo faccio la riflessione che riguarda anche, diciamo, il ruolo dello Stato. Ecco, io mi chiedo, allora, se l'acciaio è un prodotto, diciamo, strategico, dobbiamo domandarci: ma è così strategico come lo era nel passato? Le nostre storie ci insegnano che Terni è stata inserita all'interno dell'Italia per problemi, voglio dire, militari. La storia di Taranto ci insegna quanto importante è la posizione geopolitica, perché l'acciaio è stato veramente molto importante per la costruzione di armamenti, per le corazzate, per i proiettili. Adesso è altrettanto strategico, però in misura, diciamo, diversa, perché in questo momento l'acciaio è strategico per tutte le catene di fornitura che riguardano i centri di servizio situati soprattutto al nord, che stanno soffrendo la carenza di materiale di cui non riusciamo ad approvvigionare. Sapete tutti che in questo momento i prezzi, soprattutto del coisa caldo, sono più che raddoppiati. Siamo passati da un momento, diciamo, a giugno dell'anno scorso, in piena pandemia, quando l'Italia era in piena pandemia, con i COIS a 380, 390 euro, e adesso ormai sfioriamo i 900 euro. Capite che è un problema grossissimo per chi si approvvigiona e per chi usa acciaio per le costruzioni, per il settore elettrodomestico, meccanico, automobilistico, per i cantieri navali. Ecco,
E ci sono delle catene, degli end user, degli utilizzatori finali che stanno andando veramente in difficoltà, perché chi riesce a ribaltare sull'utilizzatore finale questi aumenti ha buon gioco, ma non tutti ce la fanno perché ci sono appaltatori, ci sono appalti che riguardano la pubblica amministrazione che stanno veramente andando in difficoltà perché ormai hanno delle commesse bloccate a dei prezzi molto, diciamo, molto più bassi e quindi si stanno approvvigionando adesso di materiale ad un prezzo superiore a cui loro lo stanno vendendo il prodotto finito. Ecco, quindi questo tema, diciamo, della mancanza di materiale è un tema che può riguardare, diciamo, anche l'Ilva. Ma l'elemento, diciamo, che riguarda, diciamo, il ruolo dello Stato è questo, cioè una strategia che si rispetti, e torno al discorso precedente, ha bisogno di tre grandi pilastri. Uno, di obiettivi coerenti e di lungo termine. L'altra questione è la comprensione, diciamo, minuziosa dell'ambiente competitivo a cui ci si riferisce. Stiamo parlando, appunto, l'ho detto prima, di un mondo che è completamente cambiato. Ma l'altro elemento importante che ha a che fare anche con la governance è la valutazione, diciamo, di quale governance può, diciamo, implementare questi obiettivi, perché tutte queste cose molto belle che ci siamo detti hanno un senso soltanto se c'è qualcuno, e qui c'è il problema proprio del chi, riesce a mettere a terra tutto questo. Nel senso che mi sono sempre chiesto, in questa vicenda dell'Ilva, anche le ultime vicende ce lo stanno insegnando, diciamo, è molto scaduta dal punto di vista delle manutenzioni, l'Ilva ha dei problemi grossissimi, ma io mi dico, ma chi deve decidere? E si sono succeduti in questi anni troppi governi e troppi ministri, voglio dire, hanno voluto cambiare diciamo, la strategia e gli obiettivi. Quindi, una strategia, diciamo, che possa avere successo deve essere davvero di lungo periodo e non può essere il cambio di un presidente del Consiglio o il cambio di un ministro dello sviluppo economico a interrompere o a far ripartire certi processi. Abbiamo bisogno davvero di, una volta deciso quali sono i settori che vogliamo in qualche modo riuscire ad approvvigionare e quindi a cascata che tipologie di acciaio dobbiamo in qualche modo servire per riuscire ad andare diciamo, a implementare diciamo, queste strategie che permettano all'azienda di essere sostenibile. E quando parlo di sostenibilità, penso al vostro problema ambientale, quindi sostenibile certamente dal punto di vista ambientale, certamente dal punto di vista sociale, però con una sostenibilità anche di tipo economico. Cioè, ricordavo prima la mia radice di ragioniere, io purtroppo guardando al conto economico devo dire che la riga che interessa sempre, almeno nel lungo periodo, non è tanto il profitto in sé, ma il fatto che un'azienda deve essere inutile, inutile, perché se non è inutile, è inutile. Scusate il giro di parole, ma questa è, voglio dire, alla base, nel senso che l'obiettivo di un'impresa è quella di creare valore per gli azionisti, ma per i dipendenti, per gli stakeholder. Ho sentito parlare anche durante un incontro, mi sembra fosse l'ingegner De Marzo, che parlava anche delle B company, delle benefit company, che sono veramente un riferimento dal punto di vista culturale, veramente molto, molto, molto interessante e anche dove alcune aziende del nord stanno guardando. Cosa sono le B company? Sono le benefit company, le società che non puntano solo al profitto, ma anche hanno anche un interesse di carattere, diciamo, sociale. E guardano con molta attenzione al territorio, perché noi non siamo, voglio dire, delle cattedrali all'interno dei nostri paesi,
Noi viviamo all'interno di una comunità dove la prima comunità è quella nostra, con i nostri collaboratori, con i nostri dipendenti. La comunità più allargata è il nostro paese, io intendo proprio il mio paesello nel quale vivo, ma la comunità ancora più allargata è la nostra comunità paese. E guardandola ancora più larga, e lo direi alla Moren, guardiamo la nostra madre terra, la nostra patria terra, perché se anche risolvessimo tutti i problemi ambientali del nostro paese, ricordiamoci che siamo su un'unica terra e nessuno ce la può raddoppiare. Quindi ecco, il tema delle B company è molto bello, però ricordiamoci che anche le B company dicono: noi non dobbiamo puntare solo al profitto, ma quando dico ma dobbiamo puntare anche a tutto il resto, ma il profitto ci deve essere. E quando vedo i conti dell'Ilva, prima pubblica, privata, con tutti i problemi che abbiamo avuto, e poi adesso di nuovo con le perdite spaventose e con i buchi che si stanno creando, mi domando, ma riuscirà qualcuno, e poi apriamo anche magari sulla base anche delle vostre domande una discussione, a portare questa città, questo paese ad un pareggio, o almeno voglio dire alla creazione di un valore, visto che ci sono tanti costi sociali che devono essere, diciamo, di cui bisogna tener conto per una città. Ecco, questo è il grossissimo interrogativo, perché ogni impresa che si rispetti, voglio dire, deve avere questo obiettivo, e non deve avere più di tanti vincoli, se non quelli, voglio dire, che deve imporre uno Stato, che non deve essere uno Stato semplicemente regolatore. Anzi, io credo che lo Stato possa intervenire nell'economia. Rileggendo le tesi della Mariana Mazzuccato, che molti di voi conoscono, che ha scritto quel bellissimo libro lo Stato imprenditore, o lo Stato innovatore, come poi è stato tradotto, lei per esempio dice che le imprese davvero di successo sono quelle che nascono da una collaborazione molto stretta, e torno al tema collaborazione, tra pubblico e privato. E anche quando ricordiamo, parlavamo prima delle piattaforme che ci sono nella Silicon Valley, queste piattaforme non potrebbero esistere se non fosse stato creato Internet. E Internet è frutto di enormi investimenti creati dallo Stato americano nel progetto DARPA, che era un progetto diciamo a base militare, che permetteva, diciamo, di connettersi indipendentemente dalle reti telefoniche o telegrafiche, che in caso di guerra. Quindi lo Stato ha investito in ricerca, in sviluppo, ha investito in internet, ha investito in reti, ma attraverso capitali pazienti, per cui dai privati noi possiamo chiedere anche un ritorno nel breve periodo. Dallo Stato invece possiamo chiedere degli investimenti attraverso questi capitali pazienti, che non devono necessariamente tornare nei 30, nei 40, nei 50 anni. E qui si pone il tema delle risorse umane, della formazione. Teniamo conto che anche nel nostro settore risentiamo di questo, perché una delle grandi carenze dell'Italia è che sta investendo in ricerca e sviluppo la metà dei paesi OCSE, e purtroppo, guardando anche i dati della nostra siderurgia, anche la siderurgia è molto allineata con questi dati abbastanza bassi in ricerca e sviluppo, perché si fa innovazione investendo sui prodotti prima di tutto, investendo sui processi e investendo anche in modo disruptive su nuovi modelli di business. Ecco, su questo noi possiamo fare ancora molto. Io mi fermerei qui, scusate un po' alcune volte la confusione, ma penso di aver dato anche alcuni spunti su cui mi piacerebbe discutere con voi. Molte grazie di cuore per la tua relazione, per il tuo intervento e per la tua disponibilità e anche per la tua chiarezza, devo dire. Adesso facciamo come sempre, raccogliamo un po' di domande, chi vuole intervenire insomma lo dice, e poi dopo consentiamo al dottor Morandi, attraverso una risposta unica, di completare il suo intervento. Chi vuole intervenire?
Franco Mastronuzzi. C'è qualcun altro? Maria Grazia Mellone, Michele Conte. Va bene. Piero anche, Piero Lionello, vuoi intervenire? Sì, sì, poi. Okay. Allora, nell'ordine. Franco Mastronuzzi, Maria Grazia Mellone, Michele Conte e Piero Lionello. Se c'è qualcun altro me lo dice. Prego, Franco. Allora, buonasera. Io volevo chiedere, verso la metà degli anni Ottanta, verso la fine degli anni Ottanta, l'Ilva di Taranto aveva raggiunto un buon risultato a livello qualitativo della, di ciò che produceva, dei coils, però era costantemente in perdita. Tant'è vero che fu costretta, per evitare il fallimento, di cedere l'azienda a un privato. Subentrato il privato, la qualità è andata un po' ad essere più scadente. E questo è dovuto probabilmente, però vendeva di tutto, ha fatto profitti Riva, ha fatto buoni profitti. Questo è dovuto probabilmente perché loro sono dei grandi commercianti, Riva, o erano perché ormai non ci sono più. Allora, lei come vede la situazione attuale? Si può vendere un po' di tutto, cercare i mercati, anche se la qualità non è eccelsa, o bisogna cercare soprattutto la qualità. Poi volevo chiedere anche un'altra cosa. Non le pare che in questo momento deve intervenire la politica su un'azienda del genere? Ma la politica deve avere anche le idee chiare su quello che deve essere la politica industriale di quell'azienda, perché se si tampona ogni volta con interventi, abbiamo visto che in 7 anni quell'azienda ha perso 6 miliardi. Se si tampona ogni anno con esborsi pubblici, si tampona il momento, ma così facendo non ci sarà mai una soluzione. Sono due domande diverse, se può rispondere, la ringrazio. Grazie. Grazie Franco. Maria Grazia. Innanzitutto grazie. Grazie, non appaia un grazie retorico. Ho apprezzato molto l'onestà dell'uomo e l'etica dell'imprenditore. Devo dire molto di più rispetto all'altra sera, rispetto alle parole di un sindacalista da cui avremmo voluto ascoltare i discorsi che stasera abbiamo ascoltato da un imprenditore. Questo, vorrei sottolinearlo. Innanzitutto il discorso lucidissimo dal punto di vista economico, no? La strategia dell'acciaio, ma se l'acciaio non è più strategico come era una volta, e quindi tutto collegato alla centralità della persona, non nel mercato, deve essere il mercato in funzione della persona e non viceversa. Invece sembra che da qualche discorso che purtroppo si sta facendo in materia di Ilva, e lì si sta prendendo una direzione a mio avviso completamente sbagliata, pur considerando tutta la complessità del problema, nella quale complessità dobbiamo stare pienamente, purtroppo si sta vedendo il tutto soltanto in funzione del mercato. Quindi noi ci poniamo il problema quasi quasi di andare ad inseguire qualche imprenditore, nemmeno italiano, col tappeto rosso, per garantirgli le quote di mercato che sembrerebbe aver perso, quando invece bisognerebbe, come il dottor Morandi ci ha detto brillantemente stasera, e soprattutto ci testimonia brillantemente, dovrebbe proprio invertirsi la rotta e invece andare verso la persona, non verso l'imprenditore che dall'India non so quanto stia anche osservando pienamente il diritto italiano, se abbiamo avuto, lo voglio ripetere ancora una volta, dei dipendenti che purtroppo sono stati sospesi o addirittura licenziati per aver pubblicizzato il film della Ferilli su un tema sociale così importante, che poi poteva riguardare non soltanto l'Ilva, ma voglio dire tutto il settore del siderurgico. Allora, secondo me, invece, da questa visione che ci è stata prospettata stasera, che bisogna ripartire per affrontare la complessità del problema, in cui sicuramente la politica deve essere determinante, non soltanto nell'andare a finanziare perché
l'imprenditore in questione, visto che sono cambiati anche diversi imprenditori in questo periodo, si decida a tornare per garantire occupazione sotto il ricatto occupazionale. Bisogna invece tornare alla persona e io vorrei chiedere al dottor Morandi quali potrebbero essere, certamente molto complesse, non dico le soluzioni, ma almeno le strade da affrontare che potrebbero portarci a questa soluzione. Per esempio, nella sua azienda, quali sono le fonti energetiche che si utilizzano? Si utilizza il carbone? Si utilizza altro? Potrebbero esserci progetti avanzati da questo punto di vista che ci portino a salvare l'industria, ma a salvare soprattutto la salute delle persone del nostro territorio e la salubrità dell'ambiente. Grazie. Grazie. Grazie Maria Grazia. Michele Conte. Buonasera. Io, oltre che essere stato siderurgico, sono attualmente il presidente di Federmanager Taranto. Ovviamente siamo sul fronte per affrontare un po' tutta la problematica che sta caratterizzando la fabbrica di Taranto, ma comunque l'intera società nazionale della, parlo sempre della siderurgia, ovviamente della ex Ilva. Una domanda che probabilmente ha anche una risposta abbastanza scontata, ma preferisco fargliela in maniera tale che lei possa chiarire un dubbio che purtroppo serpeggia in questa città. Secondo lei è più utile in termini di qualità, e quindi in termini di redditualità, l'acciaio prodotto dal ciclo continuo, quindi dal ciclo integrale, e quindi l'acciaio che deriva da altoforno, o l'acciaio che deriva esclusivamente da acciaierie? Questo perché credo che debba essere ormai il tema specifico, al di là del fatto che credo chiunque abbia dei minimi rudimenti di vita economica sa bene che se un'azienda perde e continua a perdere, è chiaro che è preferibile che venga chiusa. Ma ecco, mi fermo qua perché poi è inutile fare altre domande o arzigogoli. Grazie. Molte grazie Michele, molte grazie. Piero Leonello. Mi sembra di aver colto nella spiegazione del relatore, del dottor Morandi, un messaggio, forse una mia interpretazione un po' estrema, ma che nel contesto della realtà italiana, un'azienda, sia pure anche in termini relativi di grandi dimensioni, come l'Ilva, però che mi pare, secondo i numeri che ha detto, al più potrebbe produrre circa un centesimo di quello che produce la Cina, in questo contesto un'azienda di questo tipo ha un senso nel mercato, nell'ambito produttivo, se riesce a fare qualcosa con una qualità superiore o meglio di quello che riescono a fare altri attori che hanno delle dimensioni quantitative assolutamente maggiori e in un contesto in cui questa differenza quantitativa non si può colmare. Quindi la mia interpretazione di quello che è stato detto è che un futuro commerciale dell'Ilva, e questo si può applicare probabilmente a quasi tutte le aziende del contesto italiano, è nel produrre qualcosa che gli altri non sanno produrre o nel produrre qualcosa che abbia una qualità migliore che altri possono riuscire ad avere. È realistico aspettarsi che l'Ilva possa ristrutturarsi in questa direzione, ammesso che la mia interpretazione di quello che lei ha detto sia corretta, perché immagino che non sia molto facile trasformare un'acciaieria con la quantità enorme di investimenti e di strutture che comporta per cambiarne il livello qualitativo. Oppure io in questo momento sono ingiustamente prevenuto nei confronti dell'Ilva e in realtà la sua struttura già consentirebbe di produrre
dei materiali con i requisiti qualitativi adatti al mercato, ad esempio acciaio per i grattacieli. Sì, grazie. Scusa, come ti chiami? Piero. Piero, così, grazie, scusa. Gianni? Sì, Vittorio, vuoi intervenire anche tu? Sì. Allora, c'è Giuseppe Lantone, Carla San Nicola, Raffaele Versano, Vittorio Angelici e poi chiudiamo le domande, perché diversamente... Sì. Ok. Va bene, allora Giuseppe Lantone, prego. Sì, buonasera a tutti. Io devo fare i complimenti all'imprenditore, dottor Morandi, perché ha fatto una bellissima disamina dalla storica, dall'inizio degli anni 60, quando gli enti siderurgici, diciamo, hanno preso piede, quindi ho visto e interpreto anche nel suo discorso una certa nostalgia di quel tipo di industria che ha portato ricchezza nel dopoguerra, ma che all'epoca non esisteva il problema sanitario, quindi non si conoscevano gli effetti poi della diossina, delle particelle PM10, PM2.5 e tutto il resto, che poi ha comportato un elevato rischio di mortalità e continuano quindi i soggetti a morire. Ma vorrei, diciamo, collegare l'aspetto sanitario ai bisogni cambiati, ai nuovi bisogni della società imprenditrice e della società che ci lavora per il cambio di guardia della produzione dell'acciaio stesso, perché l'acciaio, il nuovo acciaio, diceva l'imprenditore giustamente, non è più quello di una volta, occorre un acciaio diverso per competere con quella che è l'acciaieria cinese, che diceva oggi fa da padrona il 57%, diciamo, di quello che l'export, diciamo, a livello mondiale. Ora la domanda è questa, diciamo, riusciremmo noi a ridurre questa grande città, perché l'Ilva, diciamo, a Taranto è una città nella città, una città forse più grande anche della stessa Taranto, a ridurre sanando, quindi creando una ecosostenibilità della stessa industria per produrre nuovo acciaio che può essere utile tanto, diciamo, nella competizione con le altre industrie mondiali, ma anche riducendo o azzerando, diciamo, il rischio salute. Grazie. Grazie, grazie Giuseppe. Carla San Nicola. Buonasera, dottor Morandi, la ringrazio per la sua esposizione, però io devo farle delle domande che riguardano proprio in particolare il comparto e voi, mondo delle imprese, perché nella sua esposizione ha sottolineato quanto, diciamo, lei si stia impegnando rispetto alla ricerca di un nuovo prodotto. La cosa che lei ha inventato, ha creato anche una fiera a Milano, che ha anche un buon riscontro a livello internazionale, ha creato Sider Web. Ora, il punto della domanda è questo, no? Lei ha fatto anche riferimento a Mauro Bentivogli. Mauro Bentivogli l'altro giorno disse una frase molto provocatoria, ma secondo me significativa anche della realtà a volte capitalistica o del capitalismo italiano. Ha detto: ci sono i capitali, ma mancano i capitalisti. Cioè la cultura dell'investimento dell'imprenditore italiano. Ora io vorrei capire quanto voi, anche perché voi siete l'area che ha il maggior numero di siderurgici e sono tutti con forni elettrici, quanto il vostro settore sta investendo in ricerca e sviluppo, ma non con risorse pubbliche, con risorse private, quindi di voi imprenditori, per individuare dei nuovi processi produttivi green. Uso questa parola per semplificare, ma lei sicuramente ha compreso che cosa intendo. Perché la grande questione è non solo quella di creare dei prodotti innovativi, ma anche di creare dei processi produttivi nuovi, o perlomeno intervenire su quelli esistenti per renderli più ecocompatibili possibili. Diciamo così, introiettando il concetto del limite, perché il vero senso è questo del passaggio del salto d'epoca, no? Di cui lei anche giustamente ha parlato, anni 60 crescita, oggi necessità che il capitalismo introietti il concetto del limite. Quindi questo primo dato, quanto voi imprenditori privati state investendo in ricerca e sviluppo? Seconda cosa, vorrei capire un po' meglio la vostra posizione rispetto al siderurgico tarantino.
perché mi sembra che non ci sia una voce chiara da parte del vostro comparto rispetto ad una posizione, mi consente il termine, anche politica, no? Rispetto al siderurgico. Lei ha sottolineato quanto questo settore sia stato strategico per il paese Italia, che era leader mondiale, e quanto invece poi sia diventato, diciamo, un settore di minore rilevanza. Ma questo non ci deve meravigliare, perché purtroppo l'Italia ha tagliato su tantissimi settori strategici, telecomunicazioni, chimica, e oggi si sta correndo lo stesso rischio anche nel vostro comparto, che forse è rimasto l'ultimo strategico per questo paese. Ecco, vorrei capire qual è la vostra posizione, perché credo che sia importante la voce degli imprenditori e anche quanto voi come imprenditori ritenete che sia fondamentale ancora il mantenimento di questo stabilimento e come dovrebbe essere la riconversione dello stabilimento. Insomma, vorrei un po' una posizione un po' più chiara su questo. Grazie. Raffaele Aversano. Lei ci ha detto, appunto, voi siete distributori dell'acciaio. Non la sento. Mi sente? No. Dotto? Si sente? No, in realtà ti sentiamo con il della voce molto basso. Quindi l'audio è attivato. Dovresti forse alzare un attimo il microfono. Così si sente? Sì, mi avvicino. Vada. Aspettate che mi metto un auricolare, vediamo se è meglio. Strano, però. Così mi sentite? Mi sentite? Pronto? Io ti sento, per cui magari se tu vuoi ogni 10 parole ti fermi un attimo, ripeto ciò che hai detto. E così si sente? Assolutamente sì, benissimo. Vai. Sentite tutti adesso? Perfetto, grazie. Ah, c'era più un piccolo, va bene, abbiamo risolto. Ecco, dicevo, voi siete distributori dell'acciaio. Sì, distributori noi. Ecco, quindi la domanda a me sorge spontanea. Che rapporto avete con l'Ilva di Taranto? Cioè, nel senso, la domanda è finalizzata a dir questo, cioè è competitivo l'acciaio dell'Ilva di Taranto per voi? E quindi appunto perché la mia impressione, perché se, stando alle percentuali di cui ci ha parlato, no, che la Cina è passata dal, non so se era dal 17% al 16%, al 57%, no? Da 16 milioni di tonnellate a 1 miliardo di tonnellate, mentre l'Ilva più o meno è rimasta lì, poco più, insomma, ecco. Questo che vuol dire? Che diciamo, che mercato ha l'Ilva? Perché siccome qui si discute tanto cosa fare, come risolvere il problema che l'Ilva presenta, no? Allora mi domando, il mercato, visto che lei è un esperto di mercato, il mercato italiano principalmente, perché l'Italia comunque ne usufruisce di acciaio, no? Ho sentito dire che per esempio la Fiat di Melfi compra l'acciaio da qualche altra parte. Ecco, quali sono questi meccanismi e perché succede questo? È un problema di prezzo? È un problema di qualità? Tutte e due le cose? Grazie. Grazie molte. Ultima domanda, onorevole Vittorio Giorgio. Senti? Sì, sì. Sono collegato, quindi va bene. Quindi credo che debba essere ringraziato Gianni quando ha organizzato questo incontro, questi corsi, che nel novero dei relatori abbia inserito anche il dottor Morandi, un imprenditore giovane, moderno, in qualche modo illuminato, come oggi vorremmo chiamarlo ovviamente, che tuttavia mi sembra che con molta onestà, con molta correttezza, ha detto, guardate che tuttavia un imprenditore in quanto tale, se vuole continuare a fare l'imprenditore, deve avere un'azienda inutile, perché se non è inutile, è inutile.
Cioè, e quindi per fare degli utili occorre avere dei profitti. E allora il problema, uno dei problemi che viene in evidenza per noi, ovviamente, che siamo a Taranto, è di verificare come questi profitti incidono nel rapporto fra come incidono sui costi di produzione, no, i costi che sono relativi all'impatto, a frenare l'impatto ambientale, a mitigare l'impatto ambientale, rendere quindi ecocompatibile un'attività produttiva come questa. Questo è il vero problema che noi abbiamo. Perché quando si parlava a Riva, ovviamente un altro tipo di imprenditore, quello è un imprenditore rapinatore, ovviamente, che non c'è niente a che vedere con il dottor Morandi, però era un imprenditore che lui diceva, ma io devo avere dei profitti, perché altrimenti si trattava di vedere se lui voleva avere i profitti di un certo livello, di una certa dimensione, non curando per niente il rapporto che la sua azienda aveva con la città, con la gente e soprattutto con i lavoratori, con i quali stanno dentro un'area sconfinata come quella. Allora io oggi adesso mi chiedevo, quale rapporto esiste fra le attività produttive delle aree nelle quali lavora e fra le aziende e le attività produttive? Qual è l'impatto ambientale? Qual è il rapporto che esiste delle aziende, del dottor Morandi, che sono molte, anche se per larga parte mi sembra siano una produzione elettrica, quindi avrà sicuramente un impatto inferiore. Tuttavia vorrei sapere questo impatto inferiore, in che modo è inferiore, con quale misura, in quale rapporto. Quindi vorrei sapere come nell'attività che lui gestisce, che lui nelle sue attività, no? Qual è l'incidenza sui costi di produzione che ha l'impatto ambientale, che ha questa azione che deve essere svolta in modo serio e responsabile, che non deve mangiare tutti i profitti che ci sono, ma deve rendersi conto che se si deve produrre, bisogna produrre in modo che le persone che vi lavorano e i cittadini che lavorano nell'ambito territoriale non vengano assassinati, come è successo, mi passa l'espressione un po' pesante, insomma, come capita a Taranto in mille circostanze, anche ora oggi mi sembra questo sia un problema abbastanza pesante. Grazie. Grazie Vittorio. Prima di cedere la parola al dottor Morandi per la risposta finale, ringraziando tutti voi per le domande assolutamente pertinenti che avete tutti posto, mi permetto, andando evidentemente oltre i confini di questo incontro, di dirvi che stiamo organizzando altri tre cicli di incontri. Uno con una partecipazione e iscrizione obbligatoria, una quota, perché dobbiamo pagare chi li farà, e sono, come forse vi ho già detto, la presentazione del Vangelo secondo De André, il Vangelo secondo Cohen e il Vangelo secondo Guccini, questa triade di incontri con Brunetto Salvarani, che è il teologo che già abbiamo conosciuto di Carpi. E poi faremo una segna di presentazione di libri, il titolo è Libriamoci, quindi se qualcuno di voi è autore di libri avesse piacere a presentare all'interno di questa rassegna, mi telefona e me lo dice. E poi stiamo facendo questo ciclo di incontri nel rapporto da Taranto e l'archeologia, no? Abbiamo già sentito il professor D'Andrea, il professor Greco e il professor Rocco, sentiremo a breve la sovrintendente e altri, insomma, la sovrintendente di archeologia di Taranto e altri. Volevo informarvi di questo, quindi ovviamente siete benvenuti a tutti gli incontri. Prego, professor Morano. Cioè, dottor Morano. Grazie del professore. No, mi avete fatto tanto. Adesso cerco un attimo di... Allora, partiamo con Franco e andiamo in ordine. Allora, Franco dice, a metà degli anni Ottanta l'Ilva produceva comunque COIS di qualità, diciamo di ottima qualità, e però diciamo mancava di efficienza e di efficacia. Ecco, ricordo che alla fine degli anni Ottanta, se non sbaglio, la gestione Gambardella, proprio perché l'Ilva non riusciva a trovare dei livelli, diciamo, di efficienza, invitò una ottantina, penso, di tecnici giapponesi, proprio per rivedere layout, processi, eccetera, e ci fu un netto miglioramento, ma malgrado questo l'azienda continuava a perdere soldi, per cui si decise di privatizzare. Ecco, è un po' quello che dicevo anche nel mio ragionamento iniziale, cioè se un'impresa è soggetta a dei vincoli
Qualcuno di voi diceva nei precedenti incontri l'Ilva ha raggiunto 22.000 persone, con l'indotto andava a 30.000. Mi chiedo, come può un'azienda che produceva 10 milioni di tonnellate nei punti massimi avere dei conti in pareggio con 22.000 persone ed era considerata una delle aziende meno efficienti guardandola dal punto di vista dell'appesantimento dei conti? Come può andare in pareggio con 22.000 persone quando le logiche per cui queste persone venivano assunte, ho sentito anche un suo bellissimo racconto, onorevole Vittorio Angelici, con Martina Zoli, eccetera, venivano assunti tra l'altro non per competenze e per, non venivano assunti i migliori talenti al mondo, ma venivano assunti semplicemente per logiche di tipo politico. Ecco, io dico, quando la politica, non la buona politica, ma quando la politica interviene all'interno di meccanismi economici che dovrebbero essere regolati sì dalla politica, ma non determinati dalla politica, le cose non possono funzionare. Cioè, vorrei dire, nel senso che ognuno di noi, secondo me, e mi piace molto anche l'idea che ho discusso con Gianni in questi giorni, cioè, io non so se ricordate un bellissimo libro di sentito La felicità privata e felicità pubblica, sostanzialmente che dice: quando le cose vanno male, in momenti di crisi, ci sono tre modi per affrontare le questioni. Uno, continuando a pensare che ci sia un capitano che ci debba salvare, per cui è sempre colpa del governo ladro. L'altro è si salvi chi può, per cui si va a scegliere la scialuppa di salvataggio. Io quello che preferisco, diciamo, da persona responsabile, ma perché vivo, io sono, voglio dire, di matrice cattolica, mi sento molto inserito nella mia comunità oratoriale. Ho avuto un fratello, tra l'altro, che si è occupato ed è morto in montagna cercando di salvare un nostro amico che era uscito facendo un po' il San Francesco dalla situazione e si occupava di recupero di ragazzi con disagio. E quindi dico, cioè, la responsabilità nostra è, io non mi chiedo cosa può fare lo Stato per me, ma cosa eventualmente posso cominciare a fare io partendo dal mio piccolo. Ecco, questa è un po' la visione, magari un po' troppo esagerata, però diciamo deve essere così, una sorta di responsabilità che ci permetta di andare avanti. E questa riguarda anche la seconda parte della domanda, la politica industriale. Ecco, noi abbiamo avuto dei grandi politici che hanno saputo fare politica industriale. Non ce ne sono più, nel senso che io ho visto soltanto in questa vicenda, se non ricordo male, dal 2012 governo Monti, poi c'è stato Letta, poi c'è stato Renzi, poi c'è stato Gentiloni, poi Conte 1, chiudiamo tutto, visione da decrescita felice, e poi invece riapriamo tutto, scudo penale sì, scudo penale no. Adesso c'è la visione di che non so esattamente quale sia, mi fido veramente molto di Draghi perché è un personaggio illuminato e di visione, vedremo gli atti, con un ministro Giorgetti e in parte Colao. Ecco, ogni volta abbiamo, per me politica industriale significa guardare veramente ai prossimi 50 anni, ma com'è possibile fare politica industriale se ogni anno cambiamo indirizzo? Noi abbiamo veramente, lo Stato deve sulla scuola, sulla ricerca e sviluppo, sulla sanità, dobbiamo avere delle visioni di lunghissimo periodo e non devono cambiare perché cambia il governo, non devono cambiare i manager. Lo Stato, dal mio punto di vista, non sa fare l'azionista. L'azionista deve indicare e dare delle scelte anche regolatorie molto concrete, anche con delle regole molto dure che avrebbe potuto benissimo dare che arriva ai tempi della privatizzazione. Non l'ha fatto, abbiamo lasciato che la politica industriale la facessero i magistrati, che saranno bravissimi a fare i magistrati, ma non sono capaci a fare politica industriale. Quindi su questo, secondo me, possiamo chiudere. Maria Grazia, allora, posso essere, diciamo, molto trasparente, cioè, allora, se io ragionassi sul tema della, degli interessi concreti, se io ragionassi con il cappello da imprenditore del Nord
che ho, non ho una acciaieria, io ho un centro servizi che si occupa, diciamo, di trasformare e lavorare una particolare tipologia di prodotti siderurgici, da una parte i nastri con la Global Sider, dall'altra parte con Morandi, ma non sto qui a spiegarvi che cosa faccio, diciamo che sono semplicemente un distributore, quindi non ha la mia società un impatto molto alto, anche se le mie scelte sono state pannelli solari, un'attenzione spasmodica non si stampa, la plastica, tutte queste cose, si viene in bicicletta piuttosto che, ci sono delle scelte anche molto concrete, perché ripeto, è dagli atti concreti e non dalle parole che si vede anche il coinvolgimento delle persone. Ecco, ma se ragionassi con il cappello da imprenditore del Nord, dico, l'Ilva deve continuare, perché noi, specialmente in questo momento di post pandemia, dove i mercati si sono regionalizzati e abbiamo avuto una diciamo accorciamento delle catene del valore, non si riesce in questo momento ad importare dalla Cina, dalla Corea, dall'Egitto piuttosto che dalla Sud America. Perché sì, perché i costi dei trasporti sono aumentati, perché si sono alzati dei muri con le tariffe doganale, misure di salvaguardia, tutta una serie di questioni, diciamo che i mercati si sono regionalizzati. Quindi io avrei un grossissimo piacere che un prodotto di qualità, perché ricordiamocelo sempre, il prodotto da ciclo integrale ha una qualità comunque superiore rispetto al prodotto da forno elettrico, dove il rottame non sempre si riesce a controllare totalmente la qualità, ma questo ve lo dirà magari un po' meglio l'amico metallurgista del Politecnico di Milano, Carlo Mapelli, che è molto più esperto di queste questioni. Quindi dico, se ragionassi con il cappello da imprenditore della distribuzione d'acciaio, dico, l'Ilva deve rimanere aperta, perché abbiamo bisogno di approvvigionare, diciamo, in questi momenti soprattutto di emergenza. Ricordiamoci però che su 1,8 miliardi di tonnellate prodotte nel mondo si stima ancora adesso che ci siano dai 20 al 30% di sovraccapacità, quindi abbiamo un surplus nel mondo di acciaio. E questo è un elemento che lo metto lì ogni tanto, ricordiamocelo. Se ragionassi invece da imprenditore innovatore, dico, quanti soldi potrebbero servire per revampare, per fare un turnaround completo all'Ilva, per avere davvero la migliore acciaieria al mondo? Ecco, ricordiamoci quello che dicevo prima rispetto alle indicazioni che sono arrivate anche dall'ingegner Benedetti durante Industria Acciaio 2030. Se dovessimo ragionare, io come imprenditore ogni tanto ragiono con le visioni del to be, cioè il to be è quello che dovrebbe essere. Dimentichiamoci da quello che è adesso, l'esis. Cioè, perché se continuiamo a essere vincolati dall'esis non ci muoviamo mai. L'esis è quello che abbiamo e tante volte non è quello che vorremmo avere. Se in questo momento l'Ilva non esistesse, quale potrebbe essere il to be, le cose che vorremmo avere, quello che dovrebbe essere? Ragioniamo con una logica. Allora, gli impianti del futuro saranno impianti di piccole dimensioni che avranno con impatti molto limitati anche dal punto di vista dell'occupazione del suolo, in grado di produrre dei lotti personalizzati, perché si va sempre su lotti molto più piccoli e personalizzati e non sulle grandi quantità che richiedono economie di scala enormi. Quindi navi che arrivano, che sbarcano minerale, che producono quantità, non abbiamo più bisogno delle grandissime quantità, abbiamo invece bisogno di lotti personalizzati in grado, tra l'altro, di, proprio per avere un impatto diverso sull'ambiente, caricare o rottame quando ce n'è, perché ricordiamoci che anche questa è una risorsa scarsa, o preridotto o minerale, a seconda, diciamo, delle convenienze anche economiche o delle diverse, diciamo, impatti dal punto di vista dell'ecosistema. Quindi impianti veramente super flessibili e super efficienti. Tornando indietro, dice, sì, ma noi l'Ilva l'abbiamo. Ecco, questo è uno dei problemi, è un tema da risolvere. Io sinceramente non ho la bacchetta magica né la risposta per dirvi io farei così. Ecco perché dico,
è un tema molto complesso, abbiamo bisogno davvero di metterci attorno a un tavolo, ma di trovare anche delle soluzioni condivise che siano in qualche modo, ecco perché la politica è molto importante, perché io a seconda del cappello che mi metto, e mi metto magari anche il cappello da cittadino italiano, e mi dico, è giusto che Invitalia metta, faccia questo aumento di 400.000 e si prenda la gestione dell'Ilva, ma magari è anche giusto, però dico, quali sono le soluzioni alternative? Questi soldi dove potrebbero andare per creare maggior valore e per creare delle basi di competitività diverse per il nostro futuro? Nelle start-up, nel turismo, nel rilancio di Taranto? Ecco, non lo so, io non ho gli strumenti, bisognerebbe mettersi lì, ma avere anche la famosa politica che ci manca è quella che riesce a fare la sintesi tra il Manuel Morandi con il cappellino da innovatore, con il cappellino da imprenditore del nord, con il cappellino da italiano o con il cappellino da, lo ricordiamo, il cittadino di Taranto che sta subendo dei costi indiretti enormi di tipo ambientale. Ecco, tutto questo è riguardante la salute dei lavoratori, Raffaele dopo di Federmanager, ho visto che hanno riportato anche i miei di Siderweb gli argomenti molto interessanti che tocca Federmanager sulla sicurezza. Ecco, tutti questi elementi andrebbero messi sul piatto e pesati, prendendo però poi delle decisioni, perché alla fine bisogna decidere se andare da una parte o andare dall'altra, perché l'aspettare o continuare a buttare un po' in là la palla sperando che il tempo risolva le questioni non è la soluzione migliore. Ecco, questa è un po', diciamo, in modo molto trasparente, perché è difficile, voglio dire, riuscire a dare una soluzione per tutti, perché noi dobbiamo ragionare da cittadini, da abitanti di Taranto, da imprenditori, guardando agli interessi delle filiere del nord, ma ripeto, non spetta a me poi fare una sintesi che in qualche modo tenga conto di tutti questi elementi. Raffaele, in parte, ecco, mi domandavi come mai rapporto con, ecco, che tipo di rapporto c'è diciamo con l'Ilva di Taranto. Allora, è sempre stato un rapporto, nel senso che l'Ilva è sempre stata nel tempo, prima come Italsider, poi come Ilva, poi come ArcelorMittal Italia, è sempre stata, diciamo, colei che è stata market maker, cioè noi guardavamo all'Ilva perché era il punto di riferimento dal punto di vista dei prezzi. Tenete conto che l'Italia, che faceva 25 milioni di tonnellate, ne riceveva 10 dall'Ilva, praticamente era il più grosso produttore in assoluto e quello che faceva il mercato. E diciamo che ha sempre fatto un prodotto, diciamo, di qualità che man mano passava il tempo è continuato a scadere, nel senso che i Riva hanno fatto un prodotto commodity, hanno puntato molto sulle quantità, hanno puntato molto sulla riduzione dei costi e di tutti i costi e sono riusciti a fare i profitti. Ecco, in questo modo, voglio dire, puntando su economie di scala, ma non è più possibile riproporre quel modello di sviluppo che punta sulle quantità, perché dobbiamo ritornare a un discorso, diciamo, di qualità, ma anche di differenziazione del prodotto, perché, ripeto, se ci sono dei produttori, ormai il primo produttore nazionale è questa società cinese che si chiama Baowu, che è nata dalla fusione di Baosteel con altre società cinesi, fanno più di 100 milioni di tonnellate all'anno. Cioè l'Ilva, che quest'anno nel 2020 ha fatto 3,5 milioni di tonnellate, è veramente diventata una delle tante piccole società al mondo che non hanno ragione di esistere se non si riescono a dare un criterio di differenziazione fortissima. Perché nel frattempo, ricordiamoci che dal 2012 in poi, non è che le altre società sono state ferme, sono cresciute in termini di aumento di efficienza, aumento di attenzione all'ambiente, eccetera, eccetera. Ecco, rispetto al discorso
Guardiamo se riesco a ritrovarmi un po' perché mi sto perdendo nelle varie domande. Ecco, Michele Conte di Federmanager diceva appunto la differenza tra ciclo integrale e acciaierie elettriche. Ho già risposto, c'è comunque una qualità diciamo maggiore rispetto dal punto di vista metallurgico. Piero, ecco, quali potrebbero essere, diciamo, per Piero, diciamo, le strade per differenziarci? Allora, dal punto di vista dell'ILVA, una delle strade che oltre a puntare sulla qualità, ma davvero è difficile adesso recuperare il tempo perduto, sarebbe quello anche di recuperare diciamo delle produzioni a valle. Sto pensando per esempio ai tubi che per tanto tempo sono stati abbandonati e che potrebbero essere riconvertiti a produzioni davvero molto interessanti per i settori che, grazie anche al recovery e alla Next Generation UE, potrebbero ripartire. In Italia stanno arrivando veramente fiumi di denaro e avremo bisogno per ponti, strade, costruzioni, edilizia scolastica, tutto quello di infrastrutturale che la nuova Italia, diciamo, potrebbe richiedere, hanno bisogno di acciaio. Ecco, io mi indirizzerei verso quel tipo di produzione, anche andando un po' più a valle delle filiere. Questa potrebbe essere, voglio dire, una scelta che per esempio ha fatto Posco in Corea. Diciamo, i grandi produttori al mondo che hanno puntato sulla qualità sono sempre stati i giapponesi, da sempre, che investono una marea di soldi anche in percentuale del PIL in ricerca e sviluppo, hanno dei layout eccezionali, però ancora di più ci sono i coreani. Loro sono riusciti in qualche modo a integrare le filiere attraverso delle, diciamo, conglomerate. Loro hanno dalla materia prima, dal minerale al carbone, al rottame, alle acciaierie, alle aziende, diciamo, di prima lavorazione, e alle aziende utilizzatrici. Loro, nel loro, diciamo, grande mondo della Posco, hanno aziende di automobilistiche, studi di progettazione, aziende di costruzione, quindi hanno veramente tutta la filiera. Quindi le informazioni circolano molto più velocemente e anche i cambiamenti che vengono richiesti, per esempio nel settore automobilistico, riescono a essere recepiti molto più velocemente a monte dalle aziende che devono cambiare tipologia di acciaio. Quindi questa è una, per esempio, delle strade che potrebbero, voglio dire, è una delle strade che bisognerebbe almeno valutare. Quindi trovando degli elementi distintivi rispetto al mercato che già esiste. Giuseppe, ecco, azzerando il rischio, ecco, qua, diciamo, mi collego anche alla domanda di Carla, molto, molto bella, nel senso che, allora, il futuro, ecco, diciamo che io sposo una visione, diciamo, da una parte keynesiana, nel senso che la domanda, come in questi momenti, va sostenuta dallo Stato. Quello che sta succedendo adesso nel post-pandemia è veramente unico, e come nel dopoguerra sono intervenuti i governi con il piano Marshall, noi abbiamo bisogno di sostenere la domanda e di aiutare l'offerta. Quindi benvengano questi fondi, però dobbiamo indirizzarli, come dice Draghi, nel modo giusto. Ci deve essere un debito buono che ci aiuti ad accrescere la nostra competitività. Come possiamo farlo? Innovazione. E innovazione e sostenibilità io le vedo veramente molto collegati, perché per fare un nuovo modo per rendere l'ambiente sostenibile, quello di investire pesantemente in sistemi che ci permettano di avere degli impianti molto più sostenibili. Quando si parla, ecco, io ripeto, non ho un'acciaieria, però faccio l'esempio di Giuseppe Pasini, mio caro amico, è stato presidente di Federacciai subito prima di Gozzi, persona, diciamo, illuminata. Lui sta investendo
da anni in sostenibilità, ma la sua è anche una a parte, voglio dire, i bilanci di sostenibilità, le giornate aperte nelle quali le famiglie possono entrare all'interno della Feralpi per andare a toccare con mano quello che lui sta facendo, perché non è tanto importante soltanto raccontarlo. E lui dice: io vivo a Lonato, io vivo nella mia città con le mie figlie, io ho bisogno di vivere in un ambiente il più possibile pulito. Sappiamo che l'acciaieria non è un roseto, ma mi sto impegnando per avvicinarmi di più a questo roseto. Per cui non è un problema di, anche qui, è un problema di exist e di to be, cioè se puntiamo al rischio zero o alla perfezione totale non ci arriveremo mai, siamo umani. Dobbiamo avviare però dei percorsi che abbiano delle date, delle scadenze, delle persone che fanno e sanno chi fa che cosa, con degli obiettivi ben precisi. Quando parlavo di strategie, e io dico dobbiamo avere degli obiettivi semplici, però di lungo periodo, e soprattutto riuscire a realizzarli. Il problema, che è poi un problema anche dei nostri governi, è l'execution, cioè non è tanto che non abbiamo gli obiettivi magari ci sono anche se continuano a cambiare, il problema è che non si riescono a renderli operativi, cioè la cosa principale è farle le cose, non è tanto raccontarcele, prima le facciamo e poi ce le raccontiamo. E quindi questo tema, voglio dire, del riuscire in qualche modo a rendere completamente sostenibile un certo tipo di attività, probabilmente la perfezione non esisterà, però dobbiamo darci degli obiettivi condivisi con le nostre comunità, prima di tutto con le comunità dei nostri collaboratori dipendenti, ma anche con le comunità nelle quali viviamo. Io qui sono a Flero, che è un paese alla periferia di Brescia, è il paese natale anche di Andrea Pirlo, che è stato un genietto del calcio. Ma io ho a 1,5 km la Duferdofin, che era l'azienda di Tonino Gozzi, che è stato presidente di Federacciai, ho a 2 km l'Alfa Acciai, che è un'altra ferriera, a 5 km la Ori Marten, che fa acciai di qualità, e siamo, voglio dire, so che la nostra aria non è respirabile come quella che respirerei probabilmente in Adamello andando quando vado d'estate, però so anche gli sforzi che stanno facendo le acciaierie, che dagli anni 60 stanno investendo, perché questo è il loro lavoro, è il nostro lavoro, ma è anche un modo, diciamo, con il quale noi stiamo pensando di crescere all'interno, ecco, di un mondo dove il dialogo e anche il conflitto ci deve essere, ma va gestito e va portato avanti. Ecco, sentiamo la mancanza, come lo dicevate anche voi, della politica, quella altissima, quella di un Mino Martinazzoli, voglio dire, che aveva una capacità, voglio dire, di avere delle visioni e di saperla. Ecco, anche sul tema del come riuscire a valutare, quantificare i costi ambientali, magari siccome tra una decina di giorni, non mi ricordo più quando, interverrà Mapelli, lui è proprio esperto di queste questioni, sicuramente sarà essere molto più esaustivo, diciamo, di me, perché esistono dei sistemi molto precisi anche per capire, per misurare, per capire quali sono gli step a cui vogliamo arrivare. E dal mio punto di vista, perché lo continuiamo a ripetere anche all'interno di Medisteel, perché Medisteel è una manifestazione che ho creato, ma dove sono molto più importanti i contenuti e i messaggi anche di questo tipo che riusciamo a fare, e dove piano piano ci siamo riusciti a fare a trasferire anche delle visioni. Per cui Industria Acciaio 2030, che ti girerò Gianni, perché ci sono questi elementi di innovazione, di sostenibilità e di importanza del capitale umano, perché le nostre aziende non sono fatte da Manuel Morandi, che può essere l'allenatore, animatore di questa bella squadra, ma è fatta di persone da Siderweb, da Ufficio Studi, da capacità, diciamo, di approfondire e di entrare nel merito delle questioni davvero con una visione einaudiana, perché sennò, se continuiamo a parlare, e ne ho sentite tanti, voglio dire, di slogan che non voglio nemmeno commentare, se vogliamo ragionare in superficie soltanto con degli slogan, non andiamo da nessuna parte e non facciamo da andare da nessuna parte né l'Ilva, né Taranto e nella nostra povera Italia, né nella nostra Europa, né nella nostra terra, perché in fondo dobbiamo sentirci cittadini del mondo e di questa nostra madre terra che ci riguarda tutti.
Non so se ho risposto a tutti, però ho tentato. Grazie, veramente. Lo dico agli altri amici. Penso a un brano del Vangelo, no? Avevo detto, c'è un brano del Vangelo in cui a un certo punto dice non è tanto quello che ma l'esperienza che voi avete fatto, no? Cioè, l'esperienza di fede è un'esperienza di fede, no? Insomma, io vi avevo parlato bene di questa persona, no? Ma voi non lo conoscevate, quindi dicevo, beh, chissà. Adesso credo che possiate confermare la votazione assolutamente positiva, no? Cioè, prima ancora dell'imprenditore, dell'uomo, no? E questa cosa ci sta molto, molto a cuore. E quindi grazie veramente al dottor Morandi di questa assoluta disponibilità e di questa chiarezza e di questa lungimiranza. Io spero che questa non sia l'ultima volta che ci incontriamo, cioè nel senso mi farebbe piacere se potessimo provare a condividere non so bene cosa, non so bene quale prospettiva, ma insomma nell'ottica del to be, un processo in divenire da costruire insieme a partire da quello che siamo, da quel poco che siamo, che viviamo. Che, insomma. Scusa, chiudo soltanto con questa. Ti rispondo dicendo perché no. Perché io divido le persone sempre, ma lo sanno i miei, in due grandi categorie. Ci sono i sì, però, che sono quelli che ti dicono bella questa idea, Manuel, hai fatto sì, però per favore non mettere i prezzi, non dire queste cose, oppure guarda che è troppo presto, il nostro settore è maturo, non lo capirebbe. Invece ci sono quelli che ti dicono perché no, proviamo a farla, perché anche il buttarsi e avere, voglio dire, l'esperienza anche del fallimento, secondo me, ci può far crescere, perché se rimaniamo sempre nella nostra comfort zone non andiamo da nessuna parte. Quindi perché no? Stai ricevendo un po' di applausi. Se stessimo in un teatro, tutto l'uditorio applaudirebbe in maniera sentita, ma immagina che in questo momento ci sia un consenso forte verso le parole che hai appena detto, anche con un senso di profonda empatia e di gratitudine, veramente. Di gratitudine. Grazie, grazie. Grazie a tutti voi, grazie. Allora. E voi andate a cena, io vado a dormire perché a Brescia abbiamo già cenato alle 7. Andiamo a mangiare. Grazie. Buona serata a tutti e grazie, arrivederci. Ciao, grazie a tutti, grazie Gianni. Grazie. Arrivederci, ciao. Ciao a tutti, ciao.